I nuovi giochi online Poker Cash e Casino Games stanno andando veramente bene, anche gli ultimi dati dei monopoli di Stato hanno confermato che c'è stata anche una piccola erosione da parte di questi nuovi giochi al gioco cosiddetto tradizionale. Ecco, secondo lei per quale motivo è cambiato il modo di giocare degli italiani? Sicuramente c'è un cambiamento nelle abitudini, gli italiani si stanno spostando verso giochi più veloci e con un payout più elevato. Restano in piedi tutti i problemi strutturali che ben conosciamo, un'offerta non ancora completa che tende, dopo un primo approccio da parte degli operatori italiani al mercato, tendono a spostare questa clientela verso siti.com che hanno un'offerta più ampia, quindi è necessario completare l'offerta più rapidamente possibile e quindi ben venga l'introduzione delle nuove slot prevista per il 3 di dicembre. Ecco, secondo lei questa data verrà rispettata dall'amministrazione? Che informazioni avete al riguardo? Ma noi di fatto non abbiamo informazioni di alcun tipo al riguardo se non i rumors che girano. Riteniamo che l'avvio di questi giochi siano assolutamente improcrastinabili. Già sono stati rinviati da tempo e questo rinvio ha creato tantissimi danni al mercato che ben conosciamo e che sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Un ulteriore rinvio sarebbe assolutamente deleterio per il mercato. Non ci sono motivi per un ulteriore ritardo e quindi riteniamo che questa partenza sia assolutamente necessaria per favorire un'industria che risente pesantemente di una concorrenza assolutamente sleale. Ecco, c'è la preoccupazione degli operatori terrestri al riguardo, che hanno paura appunto che il mercato delle slot terrestri possa essere in un certo senso cannibalizzato. Lei che cosa ne pensa? Crede che siano comunque due prodotti differenti? Beh, intanto sono certamente due prodotti differenti. In più è una preoccupazione infondata perché in tutto il mondo, negli altri mercati dove sono presenti entrambi i prodotti, questo effetto di cannibalizzazione è stato assolutamente risibile. In più siamo in un mercato aperto dove gli operatori, tutti gli operatori degli apparecchi di intrattenimento, delle slot terrestri, dispongono anche di una licenza online, per cui è del tutto irrilevante per loro lo spostamento della clientela dal fisico all'online. Sono due facce della stessa medaglia e vanno gestite assolutamente in parallelo. Non si può pensare di gestire un mercato in concorrenza contingentando in compartimenti stagni i diversi segmenti. Quindi questa battaglia interna al mercato italiano tra operatori italiani porterebbe soltanto dei benefici agli operatori clandestini e quindi questo è assolutamente da evitare. Ecco, il poker comunque continua ad andare molto bene per Microgame, ci saranno delle novità al riguardo, pensate a qualche prodotto in particolare? Beh, intanto ci stiamo muovendo su varie direzioni, stiamo completando la sostituzione della piattaforma con la nuova seconda generazione di questa piattaforma che è già operativa per il cash, completeremo entro dicembre anche per la parte torneo, dopodiché ci saranno delle diversificazioni sulle funzionalità del prodotto e sui servizi connessi al prodotto stesso. Ci sarà un ampliamento anche dei canali di accesso con la disponibilità piena del client anche per il mobile, sia per smartphone che per tablet, e quindi contiamo per la fine dell'anno di innovare completamente la nostra offerta sul poker, prodotto che continua a essere un evergreen anche se il mercato dà chiari segni di stanchezza anche qui, per buona parte legati ad una concorrenza sleale da parte degli operatori non autorizzati. Che cosa ci vorrebbe appunto per limitare questa concorrenza? Beh, sicuramente bisognerà controllare maggiormente il territorio. L'approccio da parte dei siti.com alla clientela italiana viene tramite punti vendita sul territorio, quindi un contrasto e un controllo del territorio è fondamentale per avere un vero e proprio contrasto all'illegalità. Utilizzando vari strumenti che vanno dalla lotta all'evasione fiscale alla lotta al riciclaggio per poi portare l'utenza italiana ad una dimensione di gioco diversa fatta di strumenti di pagamento tracciati e di un'operatività che sia sempre più favorita verso l'online. È inutile dire che un mercato del gioco nel mondo fisico
è un retaggio del passato che porta dietro di sé tutta una serie di problematiche complesse da gestire o molto onerose che non giovano a nessuno. L'online è evidente, è il futuro, i mezzi di pagamento tracciati sono il futuro anche per una lotta efficiente alle ludopatie e a tutti i fenomeni patologici connessi al mondo del gioco. Una nuova gara per ampliare la rete fisica di accettazione delle scommesse ci sembra francamente, anche alla luce della liberalizzazione, della localizzazione delle esistenti sale gioco, ci sembra un eccesso che potrà soltanto togliere al mercato redditività e quindi la capacità di investire per innovare piuttosto che migliorare quelle che possono essere le entrate reali e le capacità di accesso al gioco da parte degli italiani. Grazie. Grazie a voi.